il fatto di dire noi la cintura di sicurezza la mettiamo sì però a Napoli, anche se andiamo sul motorino in tre, beh, cosa vuole, tanto ho i figli, devo portare i figli a scuola, comunque c'ho l'orario da rispettare. In Italia è così, negli altri luoghi non è, in un'azienda è così e in un'altra azienda non è. E qui io uso un esempio, vi rubo 5 minuti della vostra vita, ma un esempio che credo sia importante per farvi pensare. Un esperimento che fu fatto da MIT circa una ventina di anni fa. Dal punto di vista sociologico, una macchina sportiva, e la macchina sportiva era una, credo non una, non mi viene il nome del modello in questo momento, la macchina americana, fu abbandonata, bellissima, fiammante, ad Harlem, in un quartiere elegante di Los Angeles. Ad Harlem fu lasciata e dopo non più di un'ora e mezza venne smembrata completamente, come se fosse il Piranha, dalle ruote, la carrozzeria, tutto. In questo quartiere di Los Angeles quella macchina rimase per 3 settimane senza che nessuno la toccasse. Qualcuno ebbe un'intuizione a Boston e disse: proviamo, lasciando la macchina a Los Angeles nel quartiere elegante, a prendere un martello, spaccare un vetro a quella macchina, vediamo cosa succede. Spaccarono il martello, nel giro di un giorno ad Harlem, nello stesso quartiere, con la stessa macchina, era una Viper, fu completamente smembrata. Qual era l'esito di quello studio? L'esito fu che se diamo l'idea che qualche cosa viene lasciata in abbandono da parte del proprietario, chi non è proprietario di quella cosa si sente lecitamente in diritto di andare a fare quello che vuole. Quindi qualunque organizzazione, perché lo svizzero che abita non più di 40-50 km da noi, da Milano, quando viene da noi, non dico che defeca per terra, però butta la carta e passa col rosso e compie tutte le sanzioni, quello che è sanzionabile, però il suo paese non lo fa. E perché noi quando andiamo a Lugano o a Chiasso ci sentiamo in imbarazzo a buttare la carta? Perché? Perché sappiamo che a Chiasso, a 40 km da noi, c'è il rispetto della cosa pubblica e noi siamo in imbarazzo a buttare la carta per terra. Ma quando un altro viene nel nostro paese, non perché ci manca di rispetto, non perché crede che gli italiani sono schifosi, ma perché noi diamo l'idea che il nostro paese non lo amiamo, la nostra cosa pubblica non la rispettiamo, condizioniamo anche gli altri a comportarsi in questo modo. E quindi io direi, tutti questi studi, questi elementi, questo che ci porta a dire ma commentiamo la norma, la 231, ispiriamoci a Sarbanes-Oxley, guardiamo i bilanci, guardiamo innanzitutto al fatto di non essere tutti in primo luogo dei soggetti ipocriti. Perché noi parliamo e abbiamo mandato, adesso io non entro nel discorso politico, sono in un'idea politica, per l'amor del cielo, odiatemi, amatemi, completamente diversa. Io ricordo una volta Craxi, quando fu Tangentopoli, entrò in Parlamento e disse: signori miei, è inutile che facciamo gli ipocriti, noi abbiamo vissuto e campato per anni sul fatto di vivere di tangenti, abbiamo creato un sistema, tutto l'arco parlamentare fu scandalizzato. Craxi è morto da Lametti. Adesso sappiamo benissimo che quello che disse Craxi era vero. Quelli che sono arrivati dopo, a partire dalla Lega, tutti che hanno detto: ah, che schifo la Prima Repubblica, la Lega stessa che cosa ha fatto? Ha campato nello stesso modo, in modo peggiore, perché noi come società
mia e di Nicola, che abbiamo indagato sulla Lega, abbiamo visto e verificato che almeno quelli della Prima Repubblica avevano il pudore di farle meglio. Questi neanche quello. Cioè addirittura, e mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, neanche la faccia di metterci almeno un po' di intelligenza nell'andare a rubare il denaro pubblico. Allora, chiudiamo. Coppia bossoniana scatenata. Sì, abbiamo aspettato un po'. No, chiudo con la situazione. Perché volevo darvi un dato che poi voglio dire sono dati comunque pubblici, perché vi invito a leggere il rapporto dell'AIFI, quindi l'Agenzia di Informazione per la Sicurezza Interna, Servizi Segreti, fatto al Parlamento sulle servizi di informazione interna, sulle nuove dinamiche della criminalità organizzata, perché ovviamente benissimo tutta quella che è la storia, il movimento terra, che avete citato i rifiuti, ma questa è storia, ci sono sentenze, parliamo di cose, dinamiche di 10, 15, 20 anni fa. Le dinamiche in atto oggi e nel futuro sono completamente diverse e sono l'ingresso in settori assolutamente insospettabili, con obiettivi i più disparati, quindi anche il discorso dei piccoli comuni di cui si parlava prima è molto critico, perché mettere le mani in piccolo comune vuol dire che mettendo le mani in due o tre aziende vuol dire mettere le mani nella maggior parte dei voti di quel comune, nelle famiglie che votano in quel comune, piuttosto che una grande emergenza che è segnalata da tutte le varie agenzie investigative, che è l'accesso della criminalità organizzata a network professionali di alto livello. Quindi il passaggio che loro fanno per un allargamento a contesti diversi e cercare di avvicinare, ovviamente, soprattutto perché il momento di crisi lo rende ancora più facile, studi di commercialisti, di avvocati, altri ingegneri di un certo livello, il che gli consente un'escalation in termini di attività che fanno, nonché l'accesso a un network ancora più ampio. Questa è un po' la grande problematica. Se permettete solo un'ultima cosa. Noi siamo arrivati al punto in cui leggendo i giornali sappiamo o ci fanno pensare che la famosa area grigia, ovvero sia la veste professionale dei colletti bianchi al servizio della mafia, cioè la mafia comanda, arrivano i professionisti per riciclare, non è più vero. Oggi siamo al punto in cui la mafia furba cosa fa? Fa outsourcing, ovvero sia favorisce il business del grande professionista, sta anche in minoranza pur di lavorare, e questo ci fa pensare quale sia l'evoluzione del domani. Non è più la mafia dominante, ma la mafia che presta l'attività a quelli che sono i professionisti, che poi è il segreto di Pulcinella nell'ambito professionale. Li conoscono tutti che sono i magistrati, no, o meglio, non possono incastrarli. E con questo chiudo, vi saluto. Grazie.